Punta sull'equo è il titolo della giornata regionale del commercio equo e solidale in programma sabato prossimo 26 novembre al centro Don Orione di Fano in due momenti differenti. Il primo alle ore 10 con un convegno pubblico al Cinema Masetti, mentre il secondo alle 15.30 con iniziative, workshop e laboratori all'interno della sala Don Mugnani. Un evento organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con la cooperativa Sciadilli, Mondo Solidale ed Equo Garantito e con il patrocinio del Comune di Fano. Il commercio equo e solidale promuove attraverso un commercio con comunità e cooperative di produttori del sud del mondo o di paesi economicamente meno sviluppati una giustizia sociale ed economica, uno sviluppo sostenibile ed il rispetto per le persone e per l'ambiente. Il commercio equo e solidale è semplicemente il tentativo di dimostrare che si può fare impresa prestando attenzione ad aspetti etici, sociali e ambientali ed essere sostenibili anche economicamente. In questa giornata del 26 novembre, oltre ai saluti di vari esponenti politici, quindi regione, comune, che ringraziamo comunque, ci sarà un primo momento nella mattinata attraverso un convegno con economisti, con esperti e addetti ai lavori del commercio equo e solidale per fare appunto la situazione in questo momento del commercio equo nelle Marche e capire cosa si può fare in più nel futuro. Nel pomeriggio invece, sempre tentando di dare esempi concreti di queste imprese che si basano su criteri e valori etici ed ambientali, ci saranno vari workshop legati al riuso di abiti, alla pasticceria, al caffè, alla birra, al cioccolato, esempi di imprese che tentano di fare la propria attività appunto con una assoluta attenzione alla propria sostenibilità, ma anche un'assoluta attenzione alle persone e all'ambiente. E quel giorno tenteremo di mostrare che questa cosa si può davvero fare. Il programma completo è visibile sul sito www.puntasullequo.it, in cui trovate i dettagli e trovate anche notizie sulla partecipazione di Giulia Innocenzi, che sarà con noi quel giorno per aiutarci anche lei a riflettere su temi che sappiamo le stanno particolarmente a cuore.